Gela è stata tradita, il pensiero è del deputato regionale Nello Musumeci, fondatore di Diventerà Bellissima. Proprio Gela, Diventerà Bellissima, mette le sue radici in consiglio comunale con l'adesione di Enzo Cascino, che ha lasciato il gruppo di Un'altra Gela. Ma perché la città del Golfo è stata tradita? Lo abbiamo chiesto proprio a Nello Musumeci. È stata tradita da un presidente della regione che non ha mostrato assolutamente di tenere in conto le promesse che aveva fatto in campagna elettorale ai suoi concittadini. Primo, nei rapporti con i vertici del petrolchimico. Le inadempienze, le omissioni sono sotto gli occhi di tutti e continua a restare l'incertezza e la confusione sulle prospettive occupazionali della struttura, ma anche sulla possibilità di una seria opera di bonifica. In secondo luogo, ha mostrato di disattendere le speranze dei cittadini gelesi, o della maggioranza, voglio augurarmi, di quella cittadinanza, che avrebbe voluto lasciare la provincia statale di appartenenza per aggregarsi prima al libero consorzio Etneo e poi, dopo la modifica della legge, alla città metropolitana di Catania. È stata una condotta, quella di Crocetta, schizofrenica, assolutamente incoerente, ed io ritengo che questo debba essere sul piano politico valutato come un tradimento nei confronti della città nella quale ha operato e dalla quale ha avuto consenso. Onorevole Musumeci, le chiediamo qual è il suo giudizio sull'attuale giunta comunale del Movimento 5 Stelle? Non esprimo alcuna valutazione sull'attuale amministrazione comunale, non ho gli elementi sufficienti per poterlo fare. Il consigliere comunale del mio movimento, Cascino, ed altri amici consiglieri con i quali ho rapporti di amicizia e di collaborazione, stanno valutando ogni iniziativa da assumere con molta onestà politica. Devo dire che dobbiamo dare ancora un po' di tempo a questa amministrazione per dimostrare di essere quella alternativa che avevano predicato prima delle elezioni amministrative. Ho qualche dubbio, ho qualche riserva, ma per una questione di onestà intellettuale ho anche il dovere di dire che è presto per esprimere giudizi compiuti e definitivi.